La fine del Settecento è contrassegnata da alcuni eventi storici che influiranno molto molto in profondità nella cultura e nella società dell'epoca e chiaramente anche nella letteratura. Ora noi non li vedremo così approfonditamente come fa il vostro libro sul quale, argomenti sui quali diciamo è molto dettagliato, però sicuramente è importante capire come questi eventi storici hanno mutato anche il modo di pensare, il modo di vedere la realtà degli intellettuali dell'epoca. Sono due eventi storici, come dice il vostro libro, grazie ai quali non sarà più possibile tornare indietro. Sono veramente due punti di volta, che cambieranno radicalmente il modo di pensare delle persone. Le due grandi rivoluzioni, la rivoluzione americana e francese, che introdurranno, concetti come concetti di uguaglianza sociale e di libertà, che erano già stati, diciamo, portati dagli illuministi, ma che troveranno la loro consacrazione. Rivoluzioni, in particolare la rivoluzione francese, che in Italia verrà, vissuta con, diciamo, particolare trasporto emotivo, soprattutto per quanto riguarda le regioni del nord italiano, e che avrà anche dei risvolti profondamente negativi se pensiamo agli anni del terrore, anni che verranno visti in maniera molto con grande circospezione, per esempio anche da personaggi come Goldoni e Alfieri, abbiamo visto. E poi abbiamo soprattutto alla fine del Settecento l'esperienza napoleonica. Esperienza napoleonica che è stata sicuramente traumatica per l'Italia, ma che in realtà ha avuto anche degli aspetti positivi. Perché? Perché se non ci fosse stato Napoleone, forse non avremmo avuto un risorgimento italiano. Napoleone arrivando in Italia e costituendo le cosiddette repubbliche italiane farà nascere le cosiddette idee risorgimentali che porteranno poi negli anni 60 dell'Ottocento proprio l'unificazione italiana. D'altra parte il tricolore nasce proprio in questi anni, come sapete, no? E diciamo che in questi anni noi abbiamo lo sviluppo di due movimenti culturali e letterari che se forse possono essere considerati diversi, tuttavia hanno una matrice in comune e questa cosa il vostro libro in effetti la mette in luce. Da un lato abbiamo il neoclassicismo. Neoclassicismo, lo dice la parola stessa, è il ritorno agli antichi, no? Il ritorno ai classici. E voi direte, ma in fondo anche l'Arcadia era stata un ritorno ai classici, in fondo tutta la letteratura italiana è contrassegnata, no, da un ritorno alla letteratura classica e per converso a diciamo opere letterarie che cercano di svincolarsi, no, da quella che è l'antichità e essere più moderne. Sì, questo è vero. Quello che contrassegna però il neoclassicismo è che questo ritorno ai classici viene percepito come un qualche cosa di praticamente impossibile, cioè il classicismo viene percepito come un sentimento di nostalgia per un'epoca ormai irrimediabilmente perduta, dove appunto abbiamo un'epoca di felicità ormai finita da un certo punto di vista e allo stesso tempo un modo di vedere la realtà e di creare la poesia basata sull'immaginazione, sull'imitazione della natura e sull'ingenuità che diciamo la mente moderna, razionale, nata appunto dall'illuminismo non può più creare e concepire. D'altra parte questo era un concetto che già avevamo trovato in Vico, se vi ricordate, no? L'idea che la poesia fosse, diciamo, la poesia vera, la poesia quella bella, fosse concepibile solo in un'epoca in cui vi era ancora l'immaginazione, no? Che è un concetto che verrà ripreso da Schiller nel suo trattato sulla poesia ingenua e sentimentale, dove per poesia ingenua e sentimentale intende proprio questo, no? La poesia dell'antica Grecia, la poesia che si trovava in comunione, no? Con la natura e che interpretava la natura con il mito, con la fiaba, non con la ragione, non con la razionalità. Quindi abbiamo
questo forte contrasto, no, tra quello che è l'ideale, no, del classicismo, quindi una poesia chiara, disciplinata, razionale, che è quello che noi avevamo trovato, per esempio, nell'Arcadia, no? L'Arcadia è questo movimento di contrapposizione a quello che era stato il barocco, no? Quindi via tutti gli orpelli, via le esagerazioni, via questa poesia di cattivo gusto, ritorniamo alla poesia dei classici, che invece è una poesia chiara, luminosa, disciplinata, razionale. No? E quindi questo, insomma, lo avevamo già visto, però il neoclassicismo di fine Settecento è, dicevamo, soprattutto un classicismo nostalgico, tanto che ci sarà la cosiddetta ripresa del greco, no? Più ancora che del latino, cioè la poesia greca sarà il vero modello di riferimento di questi anni. Perché? Perché in fondo il mondo greco veniva percepito come un qualcosa di ancora più antico rispetto a quella che era stata l'esperienza romana, no? Un qualcosa di ancora, una poesia ancora più immaginifica, una poesia ancora più ingenua, appunto come dirà Schiller, no? Quindi appunto da un certo punto di vista potremmo ritenerlo proprio un movimento, una risposta a quella che era un'epoca dove il razionalismo era appunto imperante. Dall'altro abbiamo il movimento del preromanticismo, romanticismo che probabilmente avete già conosciuto, no? Studiandolo forse in arte, studiandolo in filosofia, è il cosiddetto movimento dello Sturm und Drang, no? Dove viene ripresa tutta quella che è la sfera irrazionale dell'uomo, proprio in contrapposizione a un'epoca che è l'epoca del lume, no? Del lume della ragione, no? E invece viene ridato valore alla sfera irrazionale, a tutto ciò che è sentimento, a tutto ciò che fa parte dell'individuo, no? E quindi ha tutta una sfera dell'io che sfugge proprio alla razionalità. È il movimento dello Sturm und Drang, questo termine tedesco che indica proprio tempesta e impeto. Sono due cose diverse, no? Il neoclassicismo e il preromanticismo sono due movimenti diversi, ma che il vostro libro mette insieme perché appunto possono essere inquadrati proprio in questo periodo, no? Tra la fine del Settecento e l'Ottocento, come una risposta negativa a quella che era stata l'esaltazione forse eccessiva del razionalismo. Perché? Perché siamo alla fine. Alla fine abbiamo visto gli esiti di quello che è l'illuminismo, abbiamo visto quella che è stata l'epoca del terrore e in Italia, in particolar modo, l'esperienza napoleonica è stata vissuta con profondo coinvolgimento e anche dolore, chiaramente. Quando nasce il neoclassicismo? Beh, una tappa fondamentale sarà la scoperta degli scavi di Ercolano e Pompei, che vengono scoperti tra il 1738 e il 1748, prima Ercolano e poi Pompei. Questo evento farà scattare una vera e propria mania per l'archeologia e per l'antichità in genere. L'amore per il passato, l'amore per la storia, che chiaramente contrassegna il neoclassicismo, in realtà poi sarà condiviso anche dal romanticismo. La vera differenza con il romanticismo è che il romanticismo, che è contrassegnato oltre che dall'esaltazione del sentimento, ma anche dall'esaltazione del passato e della storia, il romanticismo riprenderà anche un periodo storico profondamente bistrattato, diciamo anche per esempio dagli illuministi, che era appunto il Medioevo, no? Durante il romanticismo noi abbiamo la nascita, diciamo, anche per esempio del genere horror, del genere gotico. Quindi tutta questa grande passione per le ambientazioni medievali, i castelli, le fiabe. Quindi il romanticismo si concentrerà più su un passato legato appunto al Medioevo. Invece il neoclassicismo è proprio più legato invece all'antichità greco-romana, greca soprattutto. Tra l'altro va detto, anche se avverrà molto più tardi, nel 1830, che diciamo l'unificazione della Grecia, l'indipendenza della Grecia dal dominio turco porterà un entusiasmo tale in Europa. Proprio perché si pensava finalmente, no, quella che era l'antica Grecia, no, la patria della filosofia, la patria della poesia e della letteratura, finalmente, no, la Grecia ha ritrovato la sua dignità e la sua libertà.
siamo nei moti del 20 e del 30, no? Quindi un periodo storico che sicuramente già avete visto. Adesso in realtà in letteratura stiamo affrontando il periodo che va dalla fine del 700 all'inizio dell'800, quindi è ancora presto. Però sicuramente la libertà e l'indipendenza della Grecia sarà una tappa fondamentale. Tra l'altro vi parteciperanno tantissimi poeti e scrittori europei che, presi proprio dall'entusiasmo, partiranno per la Grecia per dare manforte appunto a questa guerra. Un'altra tappa fondamentale sarà la pubblicazione della storia dell'arte dell'antichità di Winckelmann. Winckelmann era un archeologo, un antichista, e scrive questa storia dell'arte improntata proprio sull'arte greca, in particolar modo, dicendo che nessuna forma artistica successiva ha superato l'arte greca, no? Perché l'arte greca? Perché l'arte greca era l'arte che era in grado non solo di imitare la natura, ma di superare la natura, no? Perché imitando la natura era anche in grado di tirarne fuori gli aspetti più belli, e quindi nasce il concetto di bello ideale, di bellezza ideale, dove la natura si trova in totale armonia e equilibrio, no? Quindi diciamo Winckelmann esalta soprattutto questo. Winckelmann era rimasto estasiato in particolare da due opere greche: da un lato il Laoconte, la storia di Laoconte l'abbiamo vista con appunto leggendo l'Eneide di Virgilio, e l'Apollo del Belvedere, no? Che appunto si trovano ai Musei Vaticani. In particolare nel Laoconte, quello che impressionò Winckelmann è il fatto che siamo nel momento in cui Laoconte e i figli, no, vengono divorati da questi serpenti provenienti dal mare, e in questo momento di terribile dolore, di morte e di pathos, comunque nella scultura c'è una forma di equilibrio e di bellezza, no? Vi leggo in particolare queste parole di Winckelmann, che ben fanno capire che cosa intendesse appunto l'archeologo. Come la profondità del mare, che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie, l'espressione delle figure greche, per quanto agitate da passione, mostra sempre un'anima grande e posata. Cioè è proprio questo, no? Winckelmann fa il paragone del mare, no? Che è agitato nelle sue profondità più oscure, ma visto dall'esterno sembra calmo, sembra equilibrato, sembra in armonia. Sempre per quanto riguarda l'amore verso la storia e verso il passato, non possiamo non citare poi, per esempio, il fatto che in questi anni, nel 1810, diciamo che le rovine, no, i marmi del Partenone verranno portati a Londra. Infatti sapete che le metope del Partenone si trovano al British, no? Poi in questi anni nasceranno anche gli studi di egittologia. Famosa è la campagna, no, di Napoleone in Egitto, che doveva essere un modo per fermare la potenza inglese, ma che in realtà Napoleone ne approfitta per andare in Egitto e portarsi dietro degli archeologi, no? E diciamo depredare, no, le varie ricchezze dell'Egitto. D'altra parte sono gli anni in cui nasce anche il Museo Egizio di Torino, no? Che è dopo quello del Cairo, il più grande museo egizio europeo in assoluto. Sono anche gli anni in cui Angelo Mai scopre il De Republica di Cicerone, che ormai voi dovreste conoscere bene. E se vi ricordate, il De Republica viene trovato attraverso un palinsesto, cioè un manoscritto che era stato riscritto due volte, no? Raschiato e poi riscritto due volte. L'amore per il classicismo in realtà assumerà aspetti diversi a seconda appunto degli stati. Ci saranno diversi tipi di neoclassicismo. Per quanto riguarda l'Italia, dove il centro, diciamo, di irradiazione del neoclassicismo sarà soprattutto Roma, sarà un neoclassicismo soprattutto di tipo formale, no? Quindi verrà ripresa proprio la forma della poesia greca. Lo si vedrà per esempio anche nella metrica, per esempio la forma
forma metrica, diciamo, privilegiata degli scrittori neoclassici sarà proprio l'ode, no? E quindi appunto la poesia greco-romana diventerà un ideale di perfezione poetica. Abbiamo due grandi esponenti di neoclassicismo italiano, da una parte abbiamo Vincenzo Monti e dall'altra abbiamo Ippolito Pindemonte. Famosissimi perché si cimentano entrambi in due opere assolutamente titaniche, cioè la traduzione in italiano dell'Iliade ad opera di Vincenzo Monti, pubblicata nel 1811, e la traduzione dell'Odissea, invece curata da Pindemonte nel 1822. Sicuramente l'opera di spicco è la traduzione di Vincenzo Monti, no? La traduzione dell'Iliade. Una traduzione in endecasillabo. Sillabi sciolti, ricordiamo l'endecasillabo sciolto è l'endecasillabo non rimato, in effetti Vincenzo Monti utilizzerà tra l'altro moltissimo anche l'enjambement. Endecasillabo sciolto che ricordiamo viene inventato tra virgolette da Parini, ok? Quindi Parini in questo è veramente, ha veramente costituito una tappa fondamentale nella poesia italiana. E chiaramente Vincenzo Monti si trova di fronte al grande dilemma, no? Che è il dilemma di tutti i traduttori, se essere più fedele al testo oppure invece se darsi a una traduzione libera. Diciamo che la traduzione di Vincenzo Monti è abbastanza libera, nel senso che tenta di essere una traduzione poetica, no? Ricorderemo tutti l'incipit, no? Del proemio di Vincenzo Monti, canta mio diva, l'ira del Pelide Achille, no? Che un tempo facevano imparare a memoria a scuola, facevano imparare a memoria e parafrasare. Adesso ora io non so in quale traduzione abbiate letto al biennio, però insomma adesso è un pochino sorpassata come traduzione. Le caratteristiche della poesia di Monti in generale, non solo della traduzione dell'Iliade, sono appunto le tipiche caratteristiche, no, di quella che è la poesia di tipo classico, quindi il recupero dei latinismi, quindi parole tratte dal latino, arcaismi e l'utilizzo molto forte di figure retoriche di inversione, quindi anastrofi o iperbati, no? Che sono tipiche proprio della poesia latina. Beh, in Virgilio l'abbiamo visto molto molto bene. Vincenzo Monti, poeta molto criticato soprattutto per le sue posizioni politiche un po' ambigue, nel senso che prima lui vive tutta una fase repubblicana, poi appoggerà Napoleone, il governo Asburgio, quindi insomma verrà molto molto criticato soprattutto per esempio da Foscolo. Sicuramente però insomma la traduzione dell'Iliade è una tappa importantissima del neoclassicismo italiano. Recupero dei classici, dicevamo, della bellezza classica. Ecco, in Inghilterra e in Germania, in realtà, dove appunto il gusto per l'antichità ci sarà, e ci sarà e come, no? Soprattutto, dicevamo, il gusto per l'antichità greca, però assumerà connotazioni un pochino diverse e in questo dobbiamo vederci appunto un influsso molto forte di quello che è il movimento preromantico, no? Il movimento dello Sturm und Drang, cioè verrà ripreso il concetto di sublime che viene ripreso da questo trattato dell'antichità, un trattato sul sublime appunto, un trattato anonimo, perciò appunto l'autore viene chiamato l'anonimo, no, del sublime, perché gli viene attribuito solo questo testo sostanzialmente. E questa teorizzazione, no, del bello come sublime verrà ripresa soprattutto da due filosofi che probabilmente avete incontrato in filosofia, soprattutto il secondo, da Burke e da Kant. Che cosa dice Burke? Burke dice il bello è legato sostanzialmente alla concezione dell'armonia e dell'equilibrio, no? Cioè è qualcosa di ben definito, la bellezza è una cosa che noi possiamo definire.
Invece il sublime è tutto ciò che è indeterminato, è tutto ciò che oltrepassa la misura, no? Sublime è appunto un qualche cosa che eccede i limiti, no? Quindi è la vastità infinita, è l'oscurità, è anche la paura per certi versi, no? Il terrore non concepito come un qualche cosa di brutto, ma come un qualche cosa che desta comunque stupore e bellezza, no? Quindi, per esempio, Kant, no, farà l'esempio dell'oceano in tempesta. L'oceano in tempesta fa paura, fa sentire l'uomo piccolo piccolo di fronte alla natura, eppure non si può dire che sia brutto, no? Cioè, l'oceano in tempesta è uno spettacolo meraviglioso, è uno spettacolo che deriva da una natura grandiosa e perturbante, no? Quindi c'è proprio questo modo diverso di concepire il bello, no? Che sono due bellezze che entrambe sono presenti, no? Nell'antichità. Nell'antica Grecia, cioè da un lato abbiamo la bellezza, no, delle sculture greche, no, del Laoconte, ma dall'altro abbiamo anche la tragedia greca, no, la tragedia dei grandi drammi. Quindi sì, diciamo che appunto abbiamo questo doppio modo di vedere la bellezza greca. E in questo appunto quello che potremmo chiamare il neoclassicismo inglese e tedesco si avvicina di più ai concetti appunto tipici del preromanticismo.